presenti, presenti, il giudice Caselli che ci onora con la sua presenza, tutti giovani che sono stati qua con noi oggi, e noi vogliamo che siano i veri protagonisti di questa giornata. Ringrazio ancora il sindaco di Riva Ligure per l'iniziativa realizzata lo scorso anno di intitolare questa struttura sportiva Spazio Giovani a Emanuela Voli. Emanuela, originaria di Sestu, provincia di Cagliari, entrata giovanissima in polizia, sono 24 anni, io ho avuto l'onore di conoscerla, questa grande responsabilità di quegli anni a Palermo. Nel giugno del 92 venne assegnata alla scorta del giudice Borsellino. Fu tra le prime donne assegnato un servizio così delicato e importante. Cadde nella strage di Via D'Amelio quel tragico 19 luglio 92. È la prima agente donna della Polizia di Stato ad arrestare uccisa in servizio. È medaglia d'oro al valor civile. Emanuela era consapevole dei rischi che correva. Nonostante questo, scelse di continuare a svolgere il suo servizio. Lo sapevano anche Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, i tre poliziotti caduti pochi giorni prima a Capaci, il 23 maggio 92, assieme al giudice Giovanni Falcone e alla giudice Francesca Montillo. Erano coscienti del rischio che correvano anche gli altri componenti della scorta del giudice Borsellino: Agostino Catalano, Vincenzo Limuri, Walter Cosina e Claudio Trenina. Erano consapevoli di scortare il bersaglio principale della mafia, cioè il giudice Borsellino, dopo la strage di Capaci. Questi giovani e straordinari servitori dello Stato scelsero di continuare in questo pericoloso incarico. Lo fecero in maniera cosciente, perché Falcone e Borsellino furono i primi a portare Cosa Nostra in tribunale, i primi a avere il coraggio di processarla in una terra dove la parola mafia nessuno aveva il coraggio di pronunciarla. Ricordare le vittime di quelle tremende esplosioni e i valori per i quali hanno perso le vita significa considerare quanto sia importante oggi continuare la loro lotta, agendo e pensando ogni giorno in maniera libera, democratica e quindi legale. È fondamentale che lo facciano soprattutto i giovani, quelli che nel 1992 non erano nati, perché se la mafia oggi è meno apparente, però è altrettanto feroce, uccide la possibilità di trovare lavoro, di costruirvi una famiglia, di intraprendere il cammino che desiderate, di sottrarre libertà e risorse. I giovani devono essere anche coscienti che nessun territorio è esente dai fenomeni criminali e dalla presenza della mafia. Ne sono una riprova in questo territorio i beni confiscati alla mafia che sono stati assegnati in questi giorni per una funzione sociale e educativa. Questi poliziotti che oggi ricordiamo, caduti nel 1992, ci hanno tracciato una strada, un esempio indelebile, la speranza di consegnare un mondo migliore a tutta l'Italia, un mondo dove non vi sia spazio non solo per la mafia, ma anche per la violenza in genere, per il bullismo, per la droga, per il vandalismo. La possibilità di vedere ogni giorno la targa di Emanuela in questo spazio, giovane, frequentato da giovani, sicuramente servirà per ricordarne il coraggio, capire le idee di chi ci ha preceduto e pensare di portarle sulle nostre gambe, facendo ogni giorno la nostra parte, grande o piccola che sia. Solo così il loro esempio non sarà stato vano. Grazie, grazie a tutti. Di persona, ci tengo a far sentire la mia vicinanza con questa lettera. Sento il dovere di manifestare un profondo ringraziamento al sindaco e all'amministrazione comunale di Riva Ligure e a tutti quanti che si sono impegnati per questo momento di commemorazione dedicato a mia sorella. Rappresenta una grande manifestazione d'affetto verso di lei, che ha perso la vita 31 anni fa.
Il sentimento della legalità è un sentimento che deve appartenere a ciascuno di noi. Il sentimento della legalità è qualcosa che si porta dentro. Legalità significa una società partecipativa, una società solidale, una società che cerca di seguire una prosperità con il buon vivere e con la volontà di rispettare le leggi. Credo che testimonianze come quella di oggi siano più che altro per ricordare persone che hanno speso la loro vita per la nostra bandiera, per la nostra patria, per inseguire i valori che dovrebbero accomunarci tutti. Ebbene, credo che se oggi noi siamo qui, e grazie anche al sacrificio di persone come Emanuela Leoi, come gli altri agenti della scorta, come il giudice Borsellino, credo che sia il sentimento di tutti che ci deve accomunare affinché lo Stato, le istituzioni, chi le rappresenta, gli altri miei colleghi sindaci, il Presidente della Provincia, tutte persone che hanno come intento quello di instaurare col cittadino un rapporto serio di collaborazione e di legalità. Io mi auguro che la giornata di quest'oggi serva a far riflettere e che anche questo caldo serva comunque a far maturare dei pensieri che devono essere in ognuno di noi.